La mia famiglia produce vino da tanti anni e quindi diciamo che è stata una scelta di cuore tornare a casa, cambiare lavoro e dedicarmi al vino nel momento in cui mio padre ha detto che avrebbe venduto i vigneti. Produciamo Moscato di Scanzo, che è un'unicità enologica italiana, è un vino molto raro, se ne producono pochissime bottiglie. Noi ne produciamo circa 1200 l'anno, però per noi questo vino è come un figlio, racchiude veramente decenni di storia della famiglia, è strettamente legato con la storia della nostra famiglia nel territorio di Scanzo Rosciate, vicino a Bergamo, e quindi abbandonare questo tipo di vino voleva dire per me abbandonare un figlio. Sostanzialmente sono cresciuta facendo questo vino. E la terra ti entra nelle vene, non c'è niente da fare e ti richiama anche. Quindi da Milano sono tornata a Scanzo Rosciate per prendermi cura di questo vitigno e di questo vino. Condivido questo impegno con mio marito, che faceva il grafico pubblicitario e che anche lui ha abbandonato volentieri quel lavoro per dedicarsi proprio alla viticoltura, alla vigna, lo ha fatto con estrema umiltà, quindi ha seguito il contadino per diversi anni, contadino bergamasco, marito di Busto Arsizio, quindi non si capivano, ma comunque per fortuna il segno dei gesti ha aiutato e quindi ha imparato anche questo. La cura di questa vite così particolare, ormai è immerso completamente in questo mondo, è il suo mondo e anche per lui è diventato un figlio. Produrre vino per noi significa moltissime cose e ha significato anche recuperare conoscenze passate. Aprire i quaderni del nonno, aprire i quaderni del papà dove scrivevano in una sorta di diario di cantina i passaggi, cosa succedeva durante le fermentazioni, e quindi tutti questi processi che noi però abbiamo voluto in qualche modo fare nostri e che stiamo anche cercando di far evolvere verso una modernità in qualche modo.